Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Benvenuti all'approfondimento. Vi seguirò con grande affetto e ci rivedremo al ritorno. L'Italia è sempre orgogliosa di voi. Il messaggio all'Italia in partenza per i giochi di Pechino è del neo rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una spinta in più che aggiunge fiducia alle già alte speranze azzurre. Fare meglio rispetto a Pyeongchang 2018, quando l'Italia chiuse con 10 medaglie, 3 delle quali d'oro. Più difficile entrare nella top 10 tra le nazioni, per cui servono minimo 5 ori. È utopistico pensare di battere il record di 20 medaglie che resiste da Lillehammer 1994. Le premesse però ci sono, perché la squadra è ampia, 118 atleti, 46 le donne, e completa, e i protagonisti di 4 anni fa sono quasi tutti pronti a riprovarci, con le donne nei panni delle trascinatrici. Gli ori della Corea furono portati da Michela Moioli, snowboard cross, Arianna Fontana, 500 metri short track, e Sofia Goggia, discesa libera. Se le prime due hanno tutto per confermarsi, la sfortuna caduta di Cortina ha gettato ombre sul possibile bis della discesista lombarda. E proprio alla Goggia il capo dello Stato ha rivolto in un colloquio telefonico con il presidente del CONI Giovanni Malagò i suoi pensieri. Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri, e in particolare a Michela Moioli per il suo nuovo ruolo di portabandiera, e a Sofia Goggia con gli auguri di pronta guarigione. La Sofia nazionale ce la sta mettendo tutta per farsi trovare pronta all'appuntamento a cinque cerchi. Work molto in progress, aveva scritto mentre si allenava in palestra, e oggi arriva la conferma che le condizioni del ginocchio migliorano, al punto che presto i carichi di lavoro verranno intensificati. Le cose stanno progredendo nel modo sperato, commenta la campionessa olimpica di discesa. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione, e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione. Condizioni personali a parte, la vera incognita saranno però le piste cinesi, sconosciute a tutti. Il medagliere azzurro, per crescere, può contare anche su campionesse come Federica Brignone ed Elena Curtoni. Se Goggia ha dominato la stagione in discesa e prima dell'infortunio ambiva a confermarsi campionessa olimpica, in Super G Brignone è la leader. La vittoria di Garmisch, ultima tappa prima dei giochi, la lancia tra le assolute protagoniste. Anche Curtoni è stata sul podio due volte. La valdostana avrà a disposizione anche la gara di combinata e il gigante, dove può dire la sua anche Marta Bassino. In campo maschile, il solo vero atleta di punta è il velocista Dominic Paris, il quale gareggerà nella libera, che alle 4 ora italiana di domenica 6 febbraio aprirà il programma olimpico per lo sci alpino. L'alto atesino punta anche sul Super G, e se lo slalom non avrà clamorose pendenze, potrebbe dire la sua in combinata. Poi le uniche due chance concrete vengono dal gigante e dallo speciale. Luca De Aliprandini, argento iridato a Cortina, è tra i migliori nel gigante. Stesso discorso per Giuliano Razzoli e Alex Binazzer tra i pali stretti. Sulla neve ci sono poi speranze dalle gare di fondo e biathlon. Il valdostano Federico Pellegrino può puntare al podio nella gara sprint, in Corea fu argento, mentre tra racchette e carabina possono farsi valere la staffetta mista con Dorothea Wierer, la quale però avrà a disposizione altre prove per dire la sua in seguimento, sprint e individuale. Occhio anche a Lukas Höfer. Dal classico al contemporaneo, l'Italia ha trovato nello snowboard una fucina di medaglie, e a Pechino conta sul quarantenne Roland Fischnaller, campione mondiale di gigante parallelo, specialità dove può far bene anche Mirko Felicetti. Ovviamente la punta di diamante è la portabandiera Moioli, specialista dello snowboard cross, che potrà dire la sua in coppia con Lorenzo Sommariva nella gara mista che debutta proprio in Cina. Passando alle discipline del ghiaccio, Arianna Fontana promette lame bollenti nello short track anche a Pechino, potendo gareggiare con successo nella sua 500, ma anche nella 1000 e nella 1500. Il bottino dell'azzurra e dell'Italia poi può crescere con la staffetta femminile. Speranze più che lecite ci sono anche nello speed skating, dove Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, entrambi alla terza Olimpiade, cercheranno di salire finalmente sul podio. Tra bob, slittino e skeleton sono le ultime due discipline a offrire qualche chance. Ancora deluso dalla medaglia di legno rimediata in Corea, Dominic Fischnaller può puntare al podio nel singolo, ma anche nella team relay. In posizione inversa si scende con lo skeleton, dove l'Italia sembra aver trovato una brava interprete in Valentina Margaglio, fresca di bronzo europeo, dopo quello iridato conquistato nel 2020 nella gara a squadre insieme con Mattia Gaspari.